Eccoci qua, oggi vi mostrerò un breve circuito che potete fare anche voi a casa. È un circuito che riguarda soprattutto la parte alta del corpo, quindi andremo a potenziare soprattutto le braccia, il petto, i dorsali, i bicipiti e gli addominali in generale. Allora, perché vi faccio questo circuito? Vi faccio questo circuito perché molti mi hanno chiesto come progredire i loro allenamenti e come imparare a farsi da soli le schede e insomma riuscire a raggiungere obiettivi. Allora, vi dico da subito che vi dovete porre degli obiettivi non troppo difficili, quindi oggi vi farò capire proprio l'importanza di questo. E niente, inizieremo a fare un circuito basato su flessioni addominali, dip, addominali ancora, trazioni addominali ancora, quindi andremo a lavorare l'addome in vari punti e in modi diversi, proprio per ottimizzare la forza e cercare di asciugarsi un pochino, soprattutto nella parte del busto. Allora, oggi vi faremo vedere questo circuitino fatto da me e vi mostrerò tutti gli esercizi come vanno fatti. E poi vi do la spiegazione per riuscire a superare questo circuito che vi ho fatto io e per riuscire a farvi anche da soli delle schede, dei circuiti apposta per progredire i vostri obiettivi e per maggiorare i risultati, insomma. Ci vediamo tra pochissimo. Allora ragazzi, iniziamo col primo esercizio del circuito, quindi andremo a vedere le flessioni, push-up. Ok, 20 flessioni col petto a terra nella maniera più corretta e poi andiamo a lavorare l'addome in isometria. Ok, per un minuto. Allora, iniziamo con le flessioni, 20 flessioni. Senza alzarci completamente, quindi così 50 ripetizioni e andiamo. Dopo aver fatto 50 a destra, ne facciamo 50 a sinistra. Ok, dopo che ne abbiamo fatti 50 e 50, andremo a svolgere il quinto esercizio del circuito.
trazioni supine, 6 trazioni e ultima a tenere. Ovviamente busso immobile, busso e gambe immobili. E ultimo a tenere a morire. Esercizio del circuito, ovvero gli addominali bassi. Allora, gli addominali bassi bisogna lavorarli nella maniera più completa, quindi bisogna cercare di fare tutte le varianti con le gambe. Appoggiamo la testa, lasciamo le gambe sospese per un minuto, quindi non toccano mai il terreno, e le possiamo sia muovere così, sia così, sia con la porta, sia a bicicletta, sia di variegare. Questo per un minuto. Siamo arrivati alla fine del circuito. Allora, la cosa importante del circuito qual è? È riuscire a raggiungere la fine del circuito, ovvero 3 giri di circuito come minimo, arrivare fino alla fine raggiungendo tutti gli scopi dell'allenamento, ovvero raggiungere tutte le ripetizioni senza alcuno sforzo. Quando riuscirete a fare questo, allora potrete cominciare a progredire i vostri allenamenti e le vostre schede, aggiungendo ripetizioni o anche serie, facendo magari un giro di più di circuito, o anche aumentando le ripetizioni. Quando voi vi sentite in grado di aumentare le ripetizioni, quindi arriverete già alla fine del mio circuito che oggi vi ho proposto, che non sarete più stanchi o che avrete raggiunto tutte le ripetizioni e ancora vi sentite belli carichi, allora vuol dire che dobbiamo cominciare a fare schede un po' più pesanti, ovvero complicare esercizi, aumentare magari i carichi e cercare di aumentare anche le ripetizioni, ma svolgendo sempre il lavoro nella maniera più corretta possibile. Questa è una cosa fondamentale. Quindi non conta fare tante ripetizioni nella maniera sbagliata, come tanti magari fanno, ma magari fare poche ripetizioni nel limite del nostro corpo e delle nostre possibilità, ma con l'esecuzione perfetta. Allora, la cosa più semplice, come già vi ho detto, per migliorare i vostri circuiti e le vostre schede è sapere innanzitutto su quali muscoli lavorare, ovvero i muscoli che per esempio vi possono piacere di più o che magari sono più carenti di massa muscolare, o che magari volete aumentare un po' di massa, o magari c'è qualcuno che vuole definire un po' più il corpo. Quindi con questi diciamo, obiettivi vostri, dovete farvi una scheda, insomma, con tutti gli esercizi che vi servono, e scegliete delle ripetizioni a voi facilmente, diciamo, raggiungibili. Non è che potete fare magari delle schede con primo esercizio flessioni, 50 flessioni, e fare un circuito dove dovete mantenere sempre le stesse ripetizioni, lo stesso range. Invece dovete fare degli scopi diciamo, che potete raggiungere. Poi una volta che andrete avanti con le vostre schede, i vostri circuiti, capirete dove dovete lavorare magari di più e dove aumentare magari più ripetizioni, eccetera eccetera. Allora ragazzi, io oggi diciamo che vi ho detto tutte le basi per potervi costruire un circuito, che ve l'ho fatto io oggi uno in primis. Adesso sta poi allenarvi e cercare di farvi piani di allenamento adeguati a voi stessi, che io vi dico che fidatevi, non è difficile. Intanto iniziate ad allenarvi, che è la cosa fondamentale. Cercate di fare tre serie almeno di ogni esercizio che andrete a fare,
non fate magari una serie di flessioni, una di trazioni, una di dip, una di panca, una di bicipiti, perché non serve a un cazzo. Fatevi un piano d'allenamento e seguitelo per almeno un mese fino a quando non raggiungete tutti gli scopi della vostra scheda e del vostro circuito. Se no è inutile che parlate con persone che fanno il mio lavoro o che magari sono disposte ad aiutarvi, ma magari voi fate tutto l'opposto perché vi piace fare un po' di bicipiti, vi piace con un po' corpetto, eccetera, eccetera. Dovete seguire le schede d'allenamento perché solo grazie a loro potrete aumentare la vostra forza e il vostro fabbisogno giornaliero di allenamento, diciamo. Allora, ragazzi, chiudo così il video. Se avete dubbi o volete consigli al riguardo.